Salve, ci troviamo in via San Giuliano 262 al panificio Ricciardi 2.0. Da noi potete trovare trecce alle mandorle, biscotti al vino, granella di cocco, morsetti, granella di pistacchio, biscotti ripieni di Nutella, ciliegia, fragola, albicocca e biscottoni, freselle e freselline, oltre alla quantità che comunque possiamo riempire con un po' di pasta, uova e pan grattato. Per quanto riguarda il pane, abbiamo una lavorazione con il lievito naturale, ciò ci permette di garantirvi una massima durata di anche una settimana del prodotto. Tanti auguri a Enzo per questa nuova attività che sfonderà sicuro al 100% perché hai la sostanza per vincere e proseguire sempre nel futuro. Ciao Enzo, tanti auguri! Tanti auguri a mio figlio che questa attività gli vada bene per tutta la vita. Siete stata voi a far stare il testimone, una bella soddisfazione. E come, sì, tanta soddisfazione. Però speriamo solo che gli vada bene. È bravo il vostro figlio. Bravissimo, bravissimo. Sono orgogliosa di lui. È un'azienda familiare che va avanti dal 1996. I miei genitori hanno fatto sacrifici su sacrifici, cercando di darci un futuro migliore. Ho una famiglia alle spalle, ho una cognata che ringrazierò a vita per quello che comunque fa. Devo dire la verità, fa dei dolci buonissimi, quindi vi invito a assaggiarli perché sono buonissimi. Ringrazio mio fratello che con le dure notti, ringrazio mia sorella perché offre un servizio casa per casa, ringrazio Tina che sta dando una mano a questa attività e il mio obiettivo è anno per anno, forse presto, un anno e mezzo, 2 anni, di cercare di aprire almeno per Caserta, Santa Maria, un Ricciardi ovunque. Io sono praticamente quella che produce tutti gli alimenti del panificio, tra cui biscotti, freselle, un po' di tutto faccio. Anche i dolci particolari. Sì, dolci tradizionali la maggior parte, sì. Ragazzi, buonasera, siamo qui a Marcianise a inaugurare questa nuova apertura, questo bellissimo panificio Ricciardi, che il proprietario è un mio grande amico, fratello di vecchia data, che è Vincenzo Raffaini. Panificio Ricciardi. Stavolta esagerato. Con quel bicchiere in più, tu mi conosci bene, lo sai, non nega, ascoltami un minuto, ha già parlato te. Che faccio sempre